Incidente mortale sulla statale 85 nei pressi del bivio di Temennotte, frazione di Sant'Agapito. Micra travolge furgone in panne, fermo sul lato della carreggiata, muore 57enne di Macchia di Isernia. Coronavirus, nessun decesso nelle ultime 24 ore, 303 guariti e 10 dimessi da malattie infettive, impicchiate ai tamponi processati, solo 217 con 12 positivi e indice di contagio al 5,32%. Al Cardarelli ci sono criticità nel controllo dei pazienti, lo dice il sindaco di Campobasso Gravina dopo aver analizzato la relazione del commissario Giustini sulla situazione del reparto di malattie infettive. Il NAS, non funzionano i campanelli dei singoli posti letto. Operazione congiunta di Digos e Finanza di Campobasso contro i furbetti del reddito di cittadinanza. Ne sono stati denunciati 16. Tra loro c'è chi aveva omesso di segnalare la presenza di pregiudicati in famiglia, stranieri non residenti, eppure un condannato per mafia. Il Rotary ha consegnato un assegno da 2.500 euro alla Caritas di Isernia per l'Emporio della Solidarietà. Infine lo sport, il calcio di Serie D, Campobasso sconfitto a Castelnuovo Vomano per 2-1, perde la vetta della classifica, vittoria sontuosa invece per il Vasto Girardi sull'Aprilia. Basket, male la Magnolia, ieri in casa contro Ragusa è arrivato il quinto KO di fila. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura, lo avete sentito dai titoli, c'è la cronaca, un incidente mortale sulla statale 85 intorno alle 18.30 nei pressi del bivio di Temennotte tra Sant'Agapito e Macchia di Isernia. Una micra ha travolto un furgone in panne fermo sul lato della carreggiata, è morto un 57enne di Macchia di Isernia che era alla guida dell'utilitaria. Si tratta di Carlo Gizzi, sposato con 3 figli, ben voluto da tutti a Macchia di Isernia. Lievi ferite invece per il 49enne che era alla guida del camion. Sul posto la polizia stradale di Isernia, i vigili del fuoco e il personale di Isernia Soccorso. Il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore. Allora ci occupiamo del coronavirus, dell'ultimo bollettino emesso dall'azienda sanitaria regionale. Vediamo insieme alle nostre schermate quali sono i numeri di oggi. Ebbene, solo 12 le persone contagiate a fronte di 217 tamponi effettuati, con l'indice di contagio che è del 5,32%, 6 i ricoverati in malattie infettive con 10 persone dimesse, 0 ricoverati in terapia intensiva, 0 decessi per fortuna. Vediamo i numeri totali, contagi totali 2.561 a fronte dei 303 guariti di oggi. I tamponi effettuati sono 101.321, i ricoveri, le persone ricoverate attualmente nel reparto Covid del Cardarelli di Campobasso sono 64, 8 nel reparto di terapia intensiva, 56 in malattie infettive. I decessi dall'inizio della pandemia sono 175. Dei 12 positivi di cui vi parlavo in precedenza, 5 sono di Termoli, 3 di Sant'Elia Pianisi, 3 di Oratino ed 1 di Campo di Pietra. Ed il NAS di Campobasso ha riscontrato criticità nel controllo dei pazienti in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Lo scrive il commissario ad acta Angelo Giustini in una relazione inviata al sindaco Roberto Gravina. Sentite i particolari nel servizio. Non solo il personale carente e stremato, il NAS avrebbe ravvisato criticità nel controllo dei pazienti nel reparto di malattie infettive del centro Covid del Cardarelli di Campobasso. Lo mette nero su bianco il commissario ad acta Angelo Giustini in una relazione indirizzata al sindaco Roberto Gravina. Il reparto di malattie infettive, ed è quello che effettivamente, come sapete, mi preoccupava personalmente di più insieme alla terapia intensiva, perché si confermano alcune criticità che non riguardano soltanto il personale, evidentemente c'è una carenza di personale nei fatti, ma anche la gestione proprio del sistema, anche per quanto riguarda appunto il controllo dei pazienti.
A questo si aggiunga anche che è noto a tutti appunto che c'è una carenza di personale, sia del personale medico, ma anche del personale appunto non medico, a partire dagli infermieri, dagli operatori sociosanitari, e quindi insomma è chiaro che adesso la situazione sicuramente è monitorata perché c'è stato appunto il controllo dei NAS che hanno stilato appunto una serie di rilievi che sono stati posti all'attenzione del commissario Giustini. Dunque le risultanze delle attività ispettive del Comando Carabinieri per la Salute NAS di Campobasso avrebbero riscontrato, secondo la relazione di Giustini, una serie di criticità che andranno affrontate e sulle quali il sindaco Gravina continuerà ad insistere perché, dice, si trovino soluzioni certe. È una situazione complessa, c'è anche l'impegno, perché su questo, insomma, ho chiesto che ci fosse poi anche una relazione da parte del Ministero della Salute, proprio per le verifiche che sono state attuate, ma è chiaro a tutti quindi che il presidio ospedaliero Cardarelli, insomma, ha subito di fatto dei problemi che devono assolutamente essere risolti, e quindi è su questo che poi insisteremo alla luce proprio dei fatti che sono stati trasfusi in questa nota che appunto riprende i rilievi dei NAS dei carabinieri. Manifestazione davanti al Vietri di Larino questa mattina per Fratelli d'Italia, il coordinatore Di Sandro, Iorio e Scarabeo, ma anche il sindaco di Larino, Pino Puchetti, hanno rimarcato l'importanza di un centro Covid e si sono scagliati contro la gestione Toma Florenzano. Al Cardarelli dicono non c'è terapia intensiva no Covid ed è un grave danno. Tutti i particolari li ascoltate dal servizio. Fatta eccezione per Quintino Pallante, braccio destro del governatore, la base e gli esponenti più rappresentativi di Fratelli d'Italia sono sempre più lontani da Donato Toma e dal modello di gestione dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Davanti all'ospedale Vietri di Larino, simbolo della contesa Covid nel Molise, si è consumato l'ennesimo strappo, un presidio politico per sensibilizzare le istituzioni a tornare su decisioni assunte in precedenza che non sarebbero state lungimiranti, vista la dinamica del contagio e della mortalità sul territorio regionale. Dirigenti, eletti e militanti, ma anche cittadini, rappresentanti di comitati e il sindaco Puchetti hanno ribadito ciò che da mesi affermano. Ah, noi siamo qui proprio per esprimere un dissenso e una posizione critica nei confronti del governo regionale che ha scelto in maniera diversa rispetto a una decisione del Consiglio regionale e rispetto a una volontà di oltre 100 sindaci della provincia, e cioè quella di utilizzare lo stabilimento Vietri di Larino per un centro Covid unico regionale. Larino era la soluzione che abbiamo voluto lanciare anche in Consiglio regionale attraverso un mio emendamento che è stato approvato e poi è stato disatteso in maniera clamorosa da parte del Presidente della Regione, che lui ne dica è il vero responsabile della mancata scelta di Larino, che era una scelta oculata, era una scelta proiettata al futuro, proiettata attraverso l'idea di un Molise che è sempre stato, ma deve continuare ad essere, il centro di riferimento di più regioni, viste le nostre dimensioni. Questa era l'occasione per avere anche un centro di riferimento per le altre regioni, per lo studio delle malattie infettive che sono attuali non solo, ma ormai sono entrate nel riordino della sanità e ne hanno un posto principale anche nella prossima riforma. Sicuramente c'è una grossa fetta della regione e anche tanti partiti che sono favorevoli a quest'idea. Purtroppo quest'estate sia la regione sia il ministero non hanno voluto accettare questa mia proposta, ricordo fatta da oltre 100 sindaci a marzo di Napoli. Ed una complessa attività d'indagine, dunque torniamo alla cronaca, condotta in stretta sinergia tra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Campobasso, ha permesso di deferire alla Procura di Campobasso 14 soggetti che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, rilasciando false dichiarazioni in sede di domanda. Sono state segnalate all'INPS altre due persone sottoposte a misura cautelare personale in corso di percezione del beneficio. Tra i denunciati figurano
sono 5 persone che hanno omesso di segnalare la presenza all'interno del proprio nucleo familiare di componenti detenuti o sottoposti a misure cautelare personale. Altri 6 casi riguardano cittadini stranieri che hanno rilasciato false dichiarazioni in merito al requisito della residenza decennale in Italia necessaria per l'ottenimento del beneficio. Altri 2 casi concernono invece soggetti che hanno omesso di indicare alcuni componenti del nucleo familiare titolari di reddito, mentre l'ultimo caso riguarda un uomo già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Tutti i soggetti denunciati sono stati immediatamente segnalati all'INPS. Si stima un danno erariale che si aggirerebbe intorno ai 110.000 euro. Il bando regionale sugli aiuti alle imprese danneggiate dalla pandemia va rivisto con urgenza. È la posizione del Movimento 5 Stelle, che questa mattina in Consiglio regionale ha tenuto una conferenza stampa, incontro con i giornalisti seguito per noi da Andrea Bertolo. Sentite. La Regione Molise si prepara ad attivare la seconda tranche degli aiuti alle aziende danneggiate dalle tante chiusure date dalla pandemia. Non ci sarà il click day, strumento che ha mostrato troppe criticità. Allora ecco il nuovo piano per la distribuzione dei fondi. La ripartizione avverrà attraverso il calcolo del reddito imponibile crescente. Almeno questo è quanto previsto nel bando, che dovrà ancora essere approvato. Un criterio che però non soddisfa le aspettative del gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, che evidenzia in conferenza stampa le lacune di queste misure. La nostra proposta prevede una combinazione di 3 criteri da adottare per stabilire la graduatoria dei beneficiari. Una di queste sicuramente può essere il reddito d'impresa, ma secondo noi è fondamentale stabilire la percentuale di perdita del fatturato del 2020 rispetto al 2019 di un'impresa che partecipa in generale. E terzo criterio importantissimo sono le ULA, cioè il numero di lavoratori che ha un'impresa. Più grande è l'impresa, più lavoratori ci sono, più famiglie hanno bisogno di quel reddito e più un'impresa va aiutata, secondo noi. C'è tempo per modificare il bando? C'è tempo, si può fare, perché non è stato ancora pubblicato e il presidente Toma è l'unico interlocutore, diciamo, l'unica persona che, volendo davvero con un colpo di penna, può cambiare i criteri, ripresentarla in giunta che si riunisce più o meno tutti i giorni, e quindi domani presentare un bando aggiornato. Non solo la crisi delle aziende, ma anche la delicata questione dei trasporti. Per il Movimento 5 Stelle queste le azioni da adottare subito. Il nostro appello va anche al sostegno ad una determinata categoria, che è quella degli autisti del cosiddetto NCC, noleggio con conducente, che è una categoria veramente che ha sofferto più di tutti il lockdown e ha sofferto più di tutti la crisi sanitaria. Infatti queste ditte sono state pressoché ferme a causa del calo del turismo, a causa del divieto sulle gite e quant'altro. A loro chiediamo, al presidente Toma, chiediamo un utilizzo di queste ditte per la prossima riapertura delle scuole, quindi un impiego del noleggio con conducente per permettere agli studenti di rientrare in sicurezza, perché se è vero che verrà mantenuto il divieto e la riduzione della capienza del 50%, è altrettanto vero che sarà necessario utilizzare altri autobus da affiancare a quelli del trasporto pubblico locale. Per questo motivo chiediamo di utilizzare anche il noleggio con conducente e prevedere un'ulteriore misura, che è quella dell'esenzione del bollo auto per il 2021. Parliamo di circa 60-70 ditte con un'incidenza sul bilancio regionale di circa 60-70 mila euro. Se veramente il presidente Toma vuole dare un aiuto alle imprese, può farlo anche prevedendo questa esenzione. Precari post sisma, approvato un emendamento alla manovra per nuovi fondi, ci riferisce tutto Valentina Ciarlante, sentite. Nuovi fondi per i precari del post sisma 2002. È stato approvato l'emendamento alla manovra di bilancio nato da un'iniziativa della parlamentare molisana Anna Elsa Tartaglione. L'istanza è relativa alla stabilizzazione dei lavoratori che da 18 anni stanno operando per la ricostruzione di zone colpite dal terremoto e alla possibilità che confluiscano nell'ARPS Molise. In base all'emendamento, le parole della Tartaglione, vengono sanciti fondi aggiuntivi di 1 milione di euro alla corrispondenza
corrispondente dotazione economica. Si tratta di un intervento che costituisce un passo importante per consentire il proseguimento del lavoro del personale tecnico. Continueremo questa battaglia nella speranza che il territorio possa tornare presto pienamente alla vita. Tra i firmatari arrivati successivamente anche l'altra parlamentare molisana di Italia Viva, Giusi Occhionero. Il contributo dei lavoratori impegnati nella ricostruzione, ha detto, grazie anche all'esperienza maturata sul campo, è stato determinante, meritavano un riconoscimento. Sul tema si registrano anche le dichiarazioni di Tecla Boccardo, leader della UIL Molise, che ringrazia le due parlamentari ma punta il dito contro la regione, tacciandola di superficialità e di non essere in linea con le scelte nazionali. Il Molise era stato inizialmente escluso, nonostante anche qui ci siano precari stabilizzabili che hanno lavorato per la ricostruzione post-sisma dal 2002 e che continuano a operare in diversi uffici, le parole della sindacalista. Attraverso una breve formula aggiunta all'emendamento si permetterà ai precari molisani di fare un Natale con qualche speranza. Tuttavia la nostra classe politica regionale non si è neppure accorta che il Molise era stato dimenticato da questa importante opportunità, forse perché troppo concentrata sulle sue poltrone. E a Campobasso, tariffa natalizia per i parcheggi in città per agevolare acquisti rapidi presso le attività commerciali. Lo annuncia l'assessore alle attività produttive Paola Felice. Dal 22 dicembre al 10 gennaio, sempre seguendo le richieste e le indicazioni del Comitato Cittadino dei Commercianti, al fine di agevolare gli acquisti al centro e anche per evitare gli assembramenti, in accordo con Agei Mobilità, consentirà una tariffa natalizia per la sosta di 2 ore negli stalli blu della città, soli 20 centesimi. La tariffa è pensata, ha detto l'assessora, per consentire a tutti di fare acquisti e per poi andare via velocemente. La campagna di sensibilizzazione e sostegno alle attività commerciali cittadine che abbiamo avviato sin dall'inizio del mese con Io Compro in Città ha contribuito a porre l'attenzione sull'importanza del tenere viva la catena degli acquisti nel territorio urbano. Ed il Molise ha perso uno dei suoi figli migliori, uno stimato professionista della medicina, un punto di riferimento per cittadini e colleghi, un'anima generosa e altruista, il dottore dei bambini, ma ancor di più l'amico migliore che potessero incontrare. Nati per leggere, la creatura che tanti hai amato e che ci hai insegnato ad amare, ciò che ci lasci in dono e che custodiremo gelosamente in tutti i ricordi. Addio Sergio Zarrilli, non ti dimenticheremo mai, lo scrive il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso. Ed ora andiamo ad Isernia, dove il Rotary ha consegnato un assegno da 2.500 euro alla Caritas per l'Emporio della Solidarietà. Sentite Nicola De Santis. L'Emporio della Solidarietà è il primo supermercato in Molise gestito dalla Caritas, dove è possibile prelevare generi di prima necessità utilizzando una card in luogo del bancomat destinata alle famiglie indigenti del territorio, segnalate all'associazione dalle varie parrocchie della provincia. L'Emporio della Solidarietà che è stato aperto qui a Isernia, noi siamo come comune, come ente, forti sostenitori di questa grande iniziativa che la Caritas ha voluto mettere in campo qui nella nostra città. Ripeto, è l'unica iniziativa di questo genere nella nostra regione, nel Molise, quindi è molto importante e veramente crea quel punto di riferimento, di sostegno per tutte quelle persone, quelle famiglie in grande difficoltà, soprattutto in un periodo come questo. Quindi un grandissimo impegno, noi lo sosteniamo convintamente sotto tutti i punti di vista come ente, e siamo qui anche per sottolineare l'impegno di altri, delle associazioni come il Rotary e l'Inner Wheel, che si sono prestati per consegnare una cifra importante proprio per rifornire l'impolio della solidarietà che va verso appunto i bisogni dei cittadini. Quindi una iniziativa molto bella che vogliamo sottolineare anche con la presenza del Comune in questa occasione. Il lockdown passato e quello che si prospetta ha fatto sì che i nostri centri ascolto registrassero le cosiddette nuove forme di povertà, che sono quelle segnalate un po' dal trend nazionale. Oltre le normali che ognuno può immaginare, ci siamo trovati a fare conti anche con nuclei familiari appartenenti all'ex ceto medio,
che o per mancanza, ritardi del pagamento della cassa integrazione o per la scadenza fisiologica di contratti temporali si sono rivolti a noi, e sono delle persone che hanno superato la cosiddetta vergogna, il timore di rivolgersi ai canali sociali. E per accogliere in maniera personalizzata tutte queste famiglie bisognose abbiamo intensificato e potenziato i nostri canali d'aiuto, le nostre risorse d'aiuto attraverso sportelli professionali e soprattutto attraverso l'apertura del nostro emporio della solidarietà, che accoglierà sempre maggiori famiglie. Il Rotary Club di Isernia, per aiutare le persone in difficoltà, sempre più numerose in questo periodo, ha donato un assegno alla Caritas di 2.500 euro, soldi precedentemente raccolti tra i soci del Club Pentro. La consegna del denaro è avvenuta nell'Emporio della Solidarietà alla presenza del Vescovo di Isernia, Camillo Cibotti, e del Sindaco della città, capoluogo di provincia, Giacomo D'Apollonio. Il Presidente del Rotary Club, Massimiliano Belfonte, ai nostri microfoni, ha spiegato la ratio dell'iniziativa. Abbiamo avuto notizia dell'apertura dell'Emporio Solidare con l'inaugurazione che c'è stata nelle settimane scorse a cura di Sua Eccellenza il Vescovo. E devo dire che ci è venuta l'idea di intervenire e quindi di contribuire anche noi come Rotary a dare un supporto concreto alle persone che in questo momento sono evidentemente un po' più in difficoltà. Per questo abbiamo deciso di donare questa somma, seppur piccola, però una somma concreta a favore di chi ha necessità e che speriamo possa risolversi nel più breve tempo possibile. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per martedì 22 dicembre sul Molise: tempo asciutto con nuvolosità irregolare di passaggio, venti deboli, mare da mosso a poco mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 4, massima 12, Isernia minima 5, massima 13, Termoli temperature comprese tra i 10 e i 16 gradi, Venafro minima 4, massima 12 gradi. Bene, davvero tutto per questa edizione, restate con noi, tra pochissimo c'è la pagina sportiva, ci sono le immagini della sconfitta del Campobasso da un lato, del successo del Vasto Girardi dall'altro, Campobasso e Vasto Girardi che si affronteranno mercoledì nel turno infrasettimanale, ma ci saranno anche le immagini della Magnolia Campobasso che ha subito un'altra sconfitta, tra pochissimo dunque con lo sport. Lo sport, iniziamo con il calcio di Serie D con la schermata, con i risultati dell'ultimo turno di campionato, l'ottava giornata, tre le gare rinviate, Recanatese Fiuggi, San Nicolo Castelfidardo, Tolentino Limpiagnonese, in campo Castelnuovo Campobasso 2-1, Albalon Camatese 3-1, Porto Sant'Elpidio Pineto 0-3, Real Giulianova Rieti 0-2, Vastese Monte Giorgio 2-4, Vasto Girardi Aprilia 2-0. In testa c'è il Castelnuovo Vomano con 18 punti, il Campobasso viene dunque superato, resta a quota 16, Recanatese a 14 con il San Nicolò e il Pineto, ma sono diverse le gare che devono recuperare, poi via via tutte le altre formazioni. Il Vasto Girardi è a quota 13, l'Olimpia Agnonese all'ultimo posto con il Porto Sant'Elpidio. E allora vediamo le immagini della prima sconfitta del Campobasso, una sconfitta arrivata anche con alcune decisioni arbitrali molto discutibili che vedremo nel servizio. Eccola la nuova capolista del girone F, il capolavoro di Guido Di Fabio, il suo Castelnuovo batte e scavalca il Campobasso in testa alla classifica, chiaramente in attesa del recupero dei molisani con il Cinzia Albalonga e una doppietta di Stefano De Gidio a schiantare i rossoblu che accorciano solo nel finale ma devono arrendersi per la prima volta dall'inizio del campionato. Fuori Matteo Porrini per squalifica sbarbati e Titone non recuperano, ma rientra
Massimo Loviso sistemato in mediana al fianco di Marco Croce, esordio da titolare per l'ex Chieti, D'Egidio, Di Ruocco e Lorenzo Emili, alle spalle di Fagioli a completare il 4-2-3-1 di Guido Di Fabio. Ma è del campo basso il primo affondo con Vittorio Esposito che infila per Cogliati, pericolo per l'ex rossoblù Vittorio Natale. Esposito e Cogliati che compongono il tridente completato da Zammarchi nel campo basso, squalificato Vitali, oltre al tecnico Mirko Cudini in panchina, il suo vice Antoniozzi. La risposta del Castelnuovo immediata sui piedi di Rosario Di Ruocco, Piga che respinge in corner, meglio decisamente la squadra in divisa bianca che sfrutta le continue percussioni sulla catena di destra di San Severino, palla buona per Stefano D'Egidio che realizza il gol del vantaggio, 1-0 Castelnuovo e freccia inserita. Il campo basso colleziona corner e al tramonto di prima frazione sfiora il pari direttamente da calcio d'angolo con l'intervento decisivo di Natale sullo spiovente col mancino ad opera di Van Zan, primo tempo che si chiude sull'1-0. Nella ripresa parte meglio il campo basso, incursione di Zammarchi, solo esterno della rete per Pietro Cogliati dopo i 4 gol al notaresco del capocannoniere del girone F. Ma strada decisamente in salita per il campo basso quando Bontà riceve il secondo giallo. Bracaccini della sezione di Macerata ravvisa gli estremi per una simulazione dopo il presunto contatto in area con Sec. Una superiorità numerica capitalizzata appena qualche istante dopo da Stefano D'Egidio con un destro micidiale dalla distanza. Palla che si infila alla destra di Piga, il quinto gol in campionato per D'Egidio che festeggia così il raddoppio con i compagni di squadra. Un primo posto da difendere a questo punto, Vittorio Esposito, quindi Van Zan fermato ancora da Natale, salvifico l'intervento del portiere neroverde. Castelnuovo che nella fase centrale del secondo tempo non si chiude nella propria metà campo, anzi cerca la via del 3-0 con Brega, si è entrato nella ripresa e con Di Ruocco a centimetri dal bersaglio anche il numero 11, il sussulto d'orgoglio improvviso del campo basso. Esposito quindi dentro per Ferdinando Sforzini che prova a riaprire la partita nel finale, ma non c'è più tempo se non per Gentile che sfiora il 3-1 a tempo pressoché scaduto. Il Castelnuovo può sognare la vetta, più due momentaneo sui molisani, una prova di forza per gli uomini di Guido Di Fabio che mercoledì ricevono il notaresco al Comunale. Castelnuovo 2, Campobasso 1. Oh, sì, felice per i due gol che hanno aiutato la squadra, però grossa prestazione da parte di tutti, sono felicissimo. Fondavamo la prima della classe, abbiamo risposto sul campo, sono felice così. Non pensiamo al fatto di essere prima e primario, cioè vale perché i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa e hanno battuto la prima della classe che ha dimostrato di valere quella posizione. E sono stati bravi ad essere cattivi, no? In tutta l'arca della partita, avere la personalità di imporre il proprio gioco contro una squadra così forte e per questo siamo contenti, solo perché abbiamo dato continuità di prestazione e oggi serviva una di quelle prestazioni forti e la squadra l'ha fatta lì in mezzo al campo. Antoniozzi, primo tempo opaco per il campo basso, poi un quarto d'ora di secondo tempo apprezzabile, poi è arrivato però l'episodio dell'espulsione che ha cambiato un po' le cose. Sì, l'ho detto poc'anzi, noi lavoriamo ogni settimana per cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche, le nostre qualità, tenendo conto anche dell'avversario. In questo caso il primo tempo sicuramente siamo mancati in qualcosa dal punto di vista forse dell'approccio alla gara che sinceramente ci lascia anche un po' stupiti, perché comunque conoscevamo l'ambiente, conoscevamo quelle che appunto sono le peculiarità di una squadra che fa dell'intensità e della cattiveria agonistica proprio la propria potenzialità maggiore. Ancora un successo invece per il Vasto Girardi, trascinato da un super Mercai che ha rifilato all'Aprilia una doppietta. E allora vediamoli i gol nel servizio.
Il match inizia con mezz'ora di ritardo per un infortunio occorso all'arbitro Striamo di Salerno. Il posticipo del fischio iniziale non deconcentra tuttavia il Vasto Girardi, che batte l'Aprilia con il più classico dei risultati e fa un altro balzo in avanti verso la salvezza. Primo squillo di guida, ma la conclusione del fantasista è alla camomilla. L'Aprilia replica con Bosi, che fa un po' quello che vuole sulla mancina, ma Ietti manca clamorosamente la conclusione. Sull'altro fronte ci prova Pacciardi, prudente e attento, e para. Poi sale in cattedra Mercai, il super bomber duetta con i compagni e si procura il calcio di rigore dal dischetto. Non è infallibile, prudente, respinge il centravanti, è lesto nel ribattere a rete Vasto Girardi in vantaggio. Sotto di un gol l'Aprilia è comunque in partita, qui Camarà ci prova ma la conclusione è sul palo, dove Guerra è attento. Sull'angolo che segue ancora il portierino di casa è protagonista con due ottimi interventi. Il primo tempo si conclude con questa azione fallita dagli ospiti che sfiorano il pareggio. Nella ripresa prima il Vasto Girardi con Ruggeri che su punizione innesca guida con Succi attento. Poi tocca all'Aprilia, Calisto di testa sul secondo palo non inquadra lo specchio della porta, conclusione dal tasso di difficoltà molto alto. Si infortuna Pesce, Prosperi inserisce Acunzo. E mentre l'Aprilia attacca a testa bassa senza trovare il gol, il Vasto Girardi mette il risultato al sicuro con una finezza di Mercai, sempre più leader ed efficace in zona gol. Davvero una prodezza quella di Mercai. L'Aprilia chiude in 10 per l'espulsione di Battisti, per somma di ammunizioni. Il Vasto Girardi festeggia e si gode una super classifica con vista sui playoff. Agnonese Giulianova invece è stata ufficialmente rinviata, la gara era in programma mercoledì nel turno infrasettimanale, dunque il Covid ferma ancora la formazione alto molisana. Ora parliamo di pallacanestro di Serie 1 femminile, con la grafica vediamo i risultati che sono maturati nel weekend. 12ª giornata, Battipaglia Venezia si disputerà il 7 gennaio, poi Broni Sesto San Giovanni 36-69, Empoli San Martino Lupari 59-58, la molisana Campobasso Ragusa 56-81, Schio Costa Masnaga 107-52, Vigarano Dinamo Sassari 85-66, Virtus Bologna Lucca 86-78, in testa c'è Venezia e Virtus Bologna con 22 punti, Schio Ragusa 18, poi via via tutte le altre formazioni, la molisana Campobasso resta ferma a quota 6. Nulla da fare dunque nell'ultimo impegno interno del 2020 per la molisana Magnolia Campobasso, sconfitta in casa da Ragusa. All'arena le rossoblù reggono ma solo in parte. Seguite il servizio di Vincenzo Ciccone. Andiamo. Nulla da fare per la molisana Magnolia Campobasso, che incappa sul parquet amico dell'arena nel quinto stop in successione di fronte ad una Ragusa che in Molise arriva a portare a quota 6 la sua striscia di successi dicembrini. Eppure, col rientro seppur controllato di Voita e Dostarello, almeno in avvio le rossoblù si mantengono in equilibrio ed operano anche il sorpasso sull'11-10 con una tripla dell'ala piccola statunitense. Poi però viene fuori Ragusa, che si porta sul 16-23. Qualche piccolo segno di scollamento si palesa nel secondo quarto, con le ospiti che vanno anche sul più 19. Ma è a cavallo tra fine di secondo periodo e inizio del terzo che la gara termina definitivamente. Le Blee vanno sul più 25 all'intervallo lungo 28-53 ed arrivano al più 32 del 28-60 in avvio di terzo quarto. Al trentesimo il punteggio recita 46-69 e l'ultimo periodo così finisce con l'essere il regno delle statistiche, fino al 56-81 registrato a referto chiuso, prologa ad un avvicinamento più lungo al match del 30 dicembre sul parquet del Lucca.
Chiudiamo con il mondo arbitrale, perché Giuseppe Panichella, 34 anni, è il nuovo presidente della sezione arbitri di Campobasso. Nel segno dell'unità, gli associati del capoluogo hanno sostenuto all'unanimità dei votanti il candidato unico. Panichella succede al presidente uscente Andrea Nasillo, da luglio componente del comitato regionale arbitri Molise, in continuità appunto con l'uscente. A Isernia Guido Operato, candidato unico. A Termoli Luca Tagarelli. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Arrivederci.